Categoria team, siamo qui in compagnia del team Peoples e abbiamo i due componenti, ovvero Luigi Impagliatelli, ciao. Ciao, ciao a tutti. E Matteo Impagliatelli, come stai? Matteo Impagliatelli sta bene, il capitano, prego. Il capitano. Precisiamo. Allora, precisiamo subito, Matteo, ieri hai fatto il Day 1A, non è andato benissimo. Non è andato benissimo, ci riprovo stasera, perché c'è un impegno con me stesso, con mio figlio, ci siamo assunti un impegno. Che in caso di vincita il 20% sarà devoluto in beneficenza. E questa è una cosa che vi fa onore veramente. E pertanto sono più agguerrito che mai, proprio perché c'è questo impegno morale che ci siamo assunti. Bene, bene. Luigi, tu invece hai preso il ticket live qui al primo satellite? Sì, siamo venuti l'altro ieri e abbiamo la sera fatto il satellite e mi sono qualificato. Ieri ho fatto il Day 1A e purtroppo abbiamo chiuso da short, ma va bene lo stesso. L'importante è chiudere comunque con Fischio. Almeno così si pusha facile, allora vieni chiamato. Bene, prendiamo un attimo il discorso della classifica. Sei sedicesimo nella classifica Player of the Year, giusto? Sì, sono sedicesimo, infatti sono venuto qua anche per più che altro per quella. Sto cercando di scalare la vetta, visto che ho fatto l'altra volta un buon piazzamento sia al side vincendolo che al main, ventisesimo, insomma mi ha portato bei punti. E oggi infatti giocherò il side event dello stesso che ho vinto l'altra volta, con la speranza di riuscire a piazzarmi almeno al tavolo finale per vedere di prendere un po' di punti per i top player dell'anno, insomma. Bene, bene. Invece Matteo, per quanto riguarda la classifica team, 23esimi, ma insomma si può sempre salire, giusto? Beh, certo che si può risalire, finché c'è vita c'è speranza. Bene. Non bisogna mai arrendersi, anche perché a differenza di altri team ben nutriti, c'hanno un sacco di player. Come vedi, noi abbiamo un team non numeroso, ma forte. Solido. Solido, molto solido. Basta vedere la mia stazza, è tutto un programma. Bene, bene, allora in bocca al lupo sia per la classifica personale che la classifica per i team e speriamo di vedervi almeno noi due al Final Table, ok? E io lo spero con tutto il cuore, ripeto, per l'impegno che ci siamo assunti. È veramente un bel gesto. In bocca al lupo a tutte e due, ci vediamo. Ciao Isop.